Ciao raga, buon ciao Aiu, bella, siamo qui, sempre alle 13:13 secondi. Sono le 13:14, sir. Del 25, Le 27. Giovedì 27 di 2010. Come, aiutami. Un video fatto prima, un video fatto dopo. Mamma mia, raga, qua va tutto bene. Stabbi. Continuiamo con i nuovi arrivi. Veramente non so nemmeno che giorno è per voi, però spero che non è ancora Halloween, così potete venire a partecipare all'escape room. Non è ancora domenica, così potete venire a partecipare contro di me per vincere la carta di Omelette Full Art e le Occhie d'Oro. E poi sabato, no, sempre domenica potete giocare contro di loro per sfidarli a Yu-Gi-Oh! La quarta tappa. E se è sabato potete venire a fare, no, se è domenica sempre. Comunque domenica è la data più importante. Yu-Gi-Oh! Magic e Pokémon, che c'è anche Tempesta Argentata. Però lunedì, che è Halloween, ci sta l'escape room, una cosa. Il 2022 è arrivato e martedì sarà chiuso, perciò è inutile che venite qua. Mercoledì ritorniamo con i nuovi arrivi. E vi ricordo, è uscite lupo. Entro lunedì sera dal negozio e rimanete dentro. Sì, ci sono stati già tre persone. Poi no escape room, cioè non puoi scappare, sicuro. La signora, la signora boss, c'è un modo, però c'è un momento, è difficile. Ok, qua ci sono il Funko e gadget e roba di fumetti Go and Day Night. Sì, fuori c'è serie, c'è. Diciamo, dall'ordinanza. Da quelle serie, panini, sì, Sartori. Quella, sì, le caramelle. Andiamo. No, perché commentare, siamo stati. Andiamo. Tanto porti indietro. Porta, Oliver, fan... ritorna con Mira Armstrong. Ancora. Boh. L'ancora non fa pesaggi. Poi PG8, bellissimo. Hai visto la nazione? No. Finalmente è una cosa nuova. Questo ho visto i 200. E Foxy. Ok. Ci sta qui. Okay, su. Yeah. Katsuki Bakugo. Oh, spavento. Non c'è un Cespero. Non c'è. Una cosa là. Qui no. Non c'è. Poi c'è Chika. Figo questo. Chikamaru. Sempre di Five Nights of Freddy's. Sì, sempre di FNAF. FNAF the Five Nights. Uomo spettacolo. Poison Spider-Man. Ah, della Venom, sì. Poison Spider-Man. Un altro. Ci sta. Ah, ma no. No, spoiler. No. Chi è? Quindi è la collezione. No. Ah, sa Dragonite e K3P. C'è Dragonite nella collezione. C'è un altro Chika Chika. Boom boom. Ichigo, altri Ichigo, un sacco di Apollo Creed, spettacolo, genio. Tupac Shakur. Ah, sta quello con due volte, due pacchi, questo è Tupac. Allora, facciamo un attimo i fumetti, così poi tu cacci le bombe. Vai. Back numero 5. Ok. Novità GTO. È sempre poco. Lidl per amico Kira. Oh, la serie dei Giants. Io stavo leggendo. E poi CTO 17. E poi è interessantissimo. Ah, per spedizione della terminal. E poi basta. Ma cosa faccio, Pitelli? Sì. Abbiamo i Cepitelli, Kira, Marika, Kira. Okay. Super bomba. E altri. Oh, che cos'è? Bom. La lampada. La lumière della lumière. Vabbè, sì. Yes. Stia con noi, sì con noi. Bellissimo. Beauty aspettavo. And best. Poi abbiamo Foxy. Ancora. The Proxy. E come ultima bomba. Sì, ma questo è proprio copiato da Crash Bandicoot. Aspetta. Bellissimo. Le lacrime. Oh. Harry nello specchio dei sogni. Con Zyland. Però Zyland non si vede nello specchio. No, perché se no, nella scena sta molto più dentro. No, ma poi non si vede, perché lui vede solo quello, sì, lo quello so. Che vuole vedere. E in quel momento vuole vedere i genitori, mica si rende. Harry, ma chi non vuole vedere la Sirene? Sta dietro. Quanti anni ha? 1500. Mamma mia. Harry Potter, Albus Dumbledore, with Mirror of Horizon. Bellissimo, sì, yes. Comunque, spettacolare. Spettacolo, sì. Ah, special edition, ovviamente. Yeah, vabbè, tutti questi qua. Vabbè, sì. Pure questi. Comunque, è bello, leggera. Sì.
La Lumière. Un candelabro. Yes. E niente, raga, poca roba per 80 ore. Sì, no. Vi aspettiamo. PG8. Vi aspettiamo all'8 del PG8. Bella magia. Eccoci qua, non è finito il video perché siamo andati a fare spesa. Yes. Una spesa un po' grossa. Cato di Arianna. Le Ariadne. È vicino, nel blu sky. Più o meno, sì, qua dietro. Qua c'è il blu, il gran blu, e poi c'è il blu sky. E poi c'è lo Sky Striker. Dal bravo Noriro Yagi, autore di Claymore e di Ariadne. Bravissimo. Nella speranza che sia uomo, che io riesco a capire le colonie di Dark Fame. Ah sì, Q. Sì. Vabbè, la Q. Ho capito, è Q. Mi schiaccio il tasto con la Q. È già uscito. Cos'è? Allora, io ho comprato. Bom, bom, bom. Sono andato un attimo a Lucca per prendere la regola dei Cavalieri del Zodiaco. Non capisco che cos'è. Ah, sì, io sono la regola. Questa è la regola, 7 comunque, euro, sì. Un vabbè. Manga. Vabbè, ci spettacolo. Sta. No, un manga, bello. Spettacolo anche i Cavalieri. Portatile. La prima serie è tanta, tanta roba. E ne troviamo in tanti numeri, volevo andare fino in fondo. Sono tre. Poi tu. Grazie per l'interesse. Vediamo cosa ha acquistato. Oh, Sweet Paprika di Mirka Andolfo. Che conosciamo mai. Sweet. Poi qui c'è addirittura la Mirka Delicious. Spicy Leaks. Qui sarà sicuramente qualche, vedi, sì, qualche porcata. No, è senso, contiene un albero esclusivo, vedi, un set di Paprikaz, un poster e uno shikishi. Ah, sarà ricchisci. E lo troviamo in molteplici copie. In tre per. Ah, che figo. Poi abbiamo Captain Xam. Il numero 9, ma è l'ultimo, vero? Potrebbe t'ha essere. Scritto. No. Però mi sa di sì, o il 9 o il 10, no, mi sa il 9. Dei ricordi. Poi abbiamo lo pack cofanetto vuoto. No, sta uno primo volume. Ma perché io sapevo queste cose? Quando Rapids Forest Rabbio Forest le foreste dei conigli. Datemi le 10 buste, sono 10. Abbiamo allora blu, l'hai già fatto vedere il look back di Tatsuki Fujimoto. Qua dentro ci puoi mettere, ci potreste mettere gli altri volumetti, quelli grossi di 17-21. Ah, ok. Cioè 17-21, 22-26. Cioè, faccio vedere. Yes. E a noi, e a noi. Sono loro. Sono questi qua che vanno all'interno. Ho fatto un incidente fuori. 22, 26 e poi 17, 21. Ah, ma questa allora. Che ce li abbiamo? Ecco, 17, 21 e 22, 26. Gli hai buttato tre alla terrata. Cos'è? Un po' che tomo sta. Vai. Gli buttiamo tre alla terrata, vai. Ho fatto vedere ai nostri spettatori cosa va dentro. Gli buttiamo tre alla terrata, ha detto quello di FedEx. Vai. Poi abbiamo Sensei e i Cavalieri dello Zodiaco Time Odyssey 1 di 5. Questo sarà cartonato. Perché? È 1 di 5 anche questo. Sono abbastanza confuso. No, allora, questo è spin-off, sì. Questa è la variant. Però non c'è scritto, nemmeno qui dietro. Ma quanto sa? 14,90, 34,90. Ma è la stessa cosa, sì. Penso di sì, Time Odyssey. No, no, e poi è quello. Eh no, perché questa è quella di Icky. Ok, sì. Non è più grande. Vai avanti. Non è la prima pagina. Ok. È lui. Va, però si riesce a vedere la differenza. Ok, questa è la variant grande con Fenice. Ma questi sono dei spin-off. Quindi non servono alla collezione. Cioè, sì, sono in più. In più, questa è la serie. Qual questa è la serie? È questa un'altra è ancora, poi uscirà. Ah, vabbè. Ma queste? Di questa non versione so. Qua, Questo lo dovete dire alla Star Comic. Manga, tutto. Oh, la variant veramente di Cavaliere Zodiaco non c'è arrivata. Quella con le spille e quella con la stessa spilla che non si sa se noi fumetteria e strumani l'avremo o le avranno solo la stessa spilla completa. Le variant sì, non arrivare oggi insieme al box di Fire Punch e tanto altro. Sì, ma ci ha fregato. Oh. A noi ci è arrivato un'email per dire guarda, le volete tutta la roba di Luca della Star? Noi abbiamo detto sì. Poi ci hanno mandato un altro email dicendo non vi arrivo, però ci portiamo. Sì. Però, almeno in compenso ci è arrivato Pokémon. Passa la Forci Bell. Domani, non è vero, ieri, non lo so quando oggi il video. Però domenica. È stato domenica 30, il pre-release. O ci sarà, o è tra un po', non lo so, veramente, ma
aiutatemi i video. Eccolo. Bam, 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 bam. La, no, la sfida aziendale. Allora, i box da 34 punti, da 33 punti, da 35, da 30, 35 da 30. Barra 37, 30. Ormai è cambiato, perché è cangiante. Ah, questo è il pre-release, sì, yes. È lui, è lui. Fighissimo. Ritorna Vulpix, ovviamente, con la tempesta argentata. E niente, raga, tante belle novità, un video grosso e grasso. No, ma comunque forse può... Energia, voglio vedere se sono uguali, voglio vedere se sono uguali, perché molte volte cambiano. Ah, quindi mostri? No, no, siamo qua. No, bellissimo. Vabbè, l'energia non, oh, non è male. Bene. Comunque, un video lungo, però concreto. Ci vediamo al prossimo video. Bella voglia.